Voglio cominciare con i ringraziamenti per avermi invitato qua e quindi voglio ringraziare indistintamente tutti gli organizzatori, le università che mi hanno fatto scoprire questo congresso internazionale sull'educazione al patrimonio, che è una materia estremamente importante. Se penso alla nostra Italia, al fatto che abbiamo 58 siti UNESCO fra cultura materiale e immateriale, e abbiamo tanti problemi nell'educazione al patrimonio, ma ne parleremo magari nella discussione. Però voglio ringraziare quindi tutti coloro che hanno pensato a me, e in particolare Olaia Fontal, che so che ci ha voluto con il progetto EMAP, e la mia amica dell'Università di Valladolid, Raquel Jiménez, che non è qui oggi perché è impegnata in un altro convegno a Barcellona, Arts Soundscapes si chiama, quindi sempre comunque sul tema del suono dell'antico. E oggi sono qui perché in passato io ho ricoperto il ruolo di project manager di un progetto europeo. Infatti nel 2013 la mia amministrazione, il comune di Tarquinia, partecipò in partenariato con altre 10 istituzioni di 7 paesi europei, e cerco di aprire un attimo il PowerPoint, eccoci qua, presentando un progetto che aveva questo acronimo EMAP. EMAP significa European Music Archaeology Project. Di quel partenariato, ecco la mappa europea, facevano parte 10 istituzioni, le cito brevemente: MusicSID per la Svezia, che è una sorta di fondazione musicale che fa teatro e musica, per la Gran Bretagna, che allora era nella comunità europea, avevamo l'Università di Huddersfield e il Conservatorio Reale di Glasgow, in Scozia, per la Germania l'Istituto Germanico di Berlino, che è un istituto che si occupa molto di archeologia, l'Accademia delle Scienze di Vienna, per l'Italia 3 partner, il Comune di Tarquinia quale coordinatore, la Regione Lazio e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. E infine, qua giù, nel Medio Oriente quasi, Cipro, con un istituto, lo STARC, che si occupa di nuove tecnologie applicate ai beni culturali. E ho lasciato per ultima, ma non perché sia la peggiore, anzi perché abbiamo avuto veramente una bellissima cooperazione, l'Università di Valladolid per la Spagna, in particolare col Dipartimento di Musicologia all'epoca. E questo progetto aveva degli obiettivi importanti, perché ci siamo posti il problema di ricostruire tutto quello che è stato il patrimonio strumentale musicale dell'antica Europa, più o meno dal 40.000 avanti Cristo, quindi dall'uomo della pietra che faceva così con le pietre proprio, fino ai primi secoli dell'alto Medioevo. Ma non solamente per farne una ricostruzione materiale fine a se stessa, ma per cercare di recuperare proprio quello che era il suono, non parlerei di musica, ma i suoni dell'antichità, connaturati anche ai paesaggi sonori in cui erano ambientati. E la musica e i suoni in particolare sono, diciamo, una cultura immateriale che travalica un po' spazio e tempo, no? Perché poi sotto diverse forme questi strumenti musicali sono arrivati a noi con delle varianti, con delle evoluzioni molto importanti. E diciamo, ne faccio scorrere alcuni giusto per farvi vedere. Questo, ecco, è una sorta di flauto dell'antichità, uno strumento primitivo, che abbiamo ricostruito tramite la collaborazione di figure professionali profondamente diverse fra loro, che difficilmente avrebbero collaborato senza questo progetto. Non parlo solo degli archeologi o degli archeomusicologi, ma parlo anche, ad esempio, di figure più scientifiche, come gli ingegneri del suono o come gli organologi, fino alla cultura più materiale degli artigiani, di coloro che li ricostruiscono proprio manualmente. Abbiamo quindi messo insieme conoscenze e saperi diversi per arrivare a cercare di far, noi abbiamo sempre usato questo termine, risuonare questi strumenti, perché questi strumenti suonavano in passato, ma nessuno ha mai saputo effettivamente come. Con questo progetto, in 2 anni, 2 anni e mezzo di ricerca, siamo riusciti a far fare dei passi avanti in questa materia,
per i quali altrimenti ci sarebbero voluti forse 20, 30 anni, perché queste persone non si parlavano fra loro, non si conoscevano, non avevano avuto forme di collaborazione. È chiaro che quando parliamo di un progetto europeo parliamo di un qualcosa che sicuramente è molto complesso, perché mettiamo insieme modi di pensare e anche di ricercare diversi. EMAP è durato 5 anni, dal 2013 al 2018, e si è sviluppato nei primi 3 anni facendo un po' la raccolta dei dati scientifici che erano sul campo e cercando di svilupparli coinvolgendo appunto persone e professionalità diverse. Al termine di questo lavoro che cosa è successo? È stata realizzata una mostra itinerante che è stata esposta in Svezia, Archeomusica si chiamava la mostra, era una mostra molto grande che diciamo riguardava molti diciamo strumenti musicali, più di 120, nella quale erano state realizzate anche stampe 3D di oggetti archeologici che erano correlati alla musica, e nella quale sono state realizzate anche delle postazioni multimediali con le ricostruzioni 3D dei paesaggi sonori o degli antichi ambienti musicali, dove sono stati diciamo poi abbinati con registrazioni fatte proprio in situ, proprio nei siti archeologici, come ad esempio l'antico teatro greco di Paphos a Cipro, alcune caverne spagnole, ad esempio per quanto riguarda la parte primitiva, o quello più famoso di tutti e classico, direi, Stonehenge in Inghilterra. Queste ricostruzioni tridimensionali diciamo erano un po' l'apparato tecnologico per l'epoca. Era stato fatto anche qualcosa di molto interessante per i bambini, un percorso mirato, perché la mostra, oltre al catalogo, aveva una linea editoriale specifica per i bambini più piccoli, curata tra l'altro dall'Università di Valladolid, dove c'era un personaggio guida, si chiamava Aki, una bambina, che agitando quello che viene chiamato un rombo, diciamo nel Mediterraneo, bull roarer per la parte settentrionale dell'Europa, lei attraversava lo spazio e il tempo andando a visitare col suo cane le diverse civiltà e i diversi usi che venivano fatti di questi strumenti, perché qui si apre un mondo, si apre il mondo dello strumento musicale legato alla cerimonia religiosa, lo strumento musicale come strumento di segnalazione per la guerra, lo strumento musicale per le cerimonie pubbliche. Però adesso vorrei prendermi un minuto di tempo per lasciare che questo video che sto per proiettare descriva un po' la mostra e cosa è stato questo progetto. Det är en unik utställning som handlar om den äldsta musiken i Europa från 40 000 före Kristus. Och det är då vi moderna människor gör entré i Europa. Det är vårt mest spektakulära och välkända instrumentfynd från Skandinaviens forntid, en så kallad bronslur. Just hur de har återskapat alla gamla instrument är ju helt fascinerande här. Så att det är en imponerande utställning tycker jag. Alla dessa 300 instrument som visas här, de är ju rekonstruktioner eller repliker. Sedan projektet startade 2013 så har ju specialister, mästerbyggare ute i hela Europa varit sysselsatta med detta. Nu ser man hur de här instrumenten som man kanske har hört talas om verkligen ser ut. Och utställningen är då så modern så man kan också lyssna på de här rekonstruktionerna. Mycket intressant och givande. Det är ju lätt att följa med den här som följer. Och jag lyssnar på musiken och ser grejerna.
In 2006, during this international conference study on music archaeology in Berlin, there were 100 people researching. So I simply said, you should speak and explain and show all this news in archaeology and in music abroad to the whole world. After a couple of years, we were able to submit our project that was funded by European Union. Säg att det är kanske 45 miljoner svenska kronor då som ligger bakom det här. Och som då varje land som är inblandat, det är 7 länder, däribland Sverige. Varje land har gjort sin budget. Vi började egentligen i hösten 2013 och i juni 2016, det är inte många år emellan, lyckas vi 7 länder med helt olika arbetskulturer på håll sy ihop det här. Ett spännande instrument som vi hittar ifrån järnåldern och framöver är gjort av ben från svinets fot. Och så får man det här fantastiska ljudverktyget. Och det har ni gjort här förmodligen många med, vadå? En knapp på sytråd. Jag har svarat för den vetenskapliga inputen när det gäller Nordeuropa, framförallt de skandinaviska länderna. Och alla hands-on-instrument, alla de instrumenten som både barn och vuxna ska få prova. Alltså, vi spelar själv musik, gammal musik på liknande instrument, där vi blandar det med elektronisk musik. Så inspiration till våra personliga projekt tror jag vi får ut av. Och så det här med att hur långt fram man var i musikutvecklingen flera tusen år. Många av de här ting är ju föregångar från de instrument vi har idag, och de har inte ändrat sig speciellt mycket sedan. Trummorna kan vi se, de är det samma som vi spelar på idag på trumset. Så och fløjterne och slaginstrumenten och lyrorna är ju föregångar, och så mycket har de inte utvecklat sig sedan. Vi får ju veta hur det lät, vilka ljud man sannolikt ville ha i Europas forntid. So we suddenly discovered with this work that the northern country of the British island or Scandinavia were much more linked with the Mediterranean area that was supposed only from normal archaeology. How do we know? From the object, from the technologies that were possible only if people in the ancient times were meeting and speaking and learning and teaching each other. Och det här är alltså ett ben från en grottbjörn. Ju längre bak i tiden vi rör oss, alltså de äldsta fynden som då inte är musikinstrument i vår mening, va? De har varit samhällsnyttiga. De kan ha använts i arbete, i riter, i magi, lockjakt, signalinstrument, även för nöjes skull. Ja, jag spelar ju jakthorn i en förening som heter Skånes jakthorn. Och det är roligt att läsa om, eller se och lyssna på förhistorien till blåsinstrumentens historia. Now it seems natural to speak about music and archaeology. But when we started, anyone who was involved with music was not involved with the ancient times. And everyone who was involved, like an archaeologist, with ancient time was not involved in music. And now this exhibition, it's going to move around the world. Yeah. From Sweden to Spain, from Spain to Slovenia, from Slovenia to Rome, from Rome to Germany, to Brandenburg. Den här utställningen, den är unik för hela världen. Man har inte sett någonting sånt här innan. Drömmar och visioner är att när den då till sist har varit i Kina, som är, de köper ju faktiskt utställningen, att det är någonting som vi ska kunna fortsätta med. Att erbjuda den till olika länder i hela världen. So, only at the end of the 5 years of the project, we will have everything done. Musician able to play these incredible instruments, and all these incredible instruments shown in an exhibition, in a traveling exhibition. We still have 1 year and a half.
to complete the project, but we can be confident at this point. Bene, credo che si sia un po' capito qual era anche l'approccio educativo, era molto basato su un, come dire, sul, come dicono gli inglesi, il learn to use, no? In qualche modo, o il learn to do. Perché? Perché questi strumenti erano repliche e quindi potevano essere presi da chiunque, maneggiati, suonati. Quel tavolo dove avete visto quegli strumenti primordiali, in qualche modo, quello era l'exploratorium nell'ambito della mostra, era quello dove soprattutto le scuole facevano molte attività, diciamo basate sotto un approccio ludico, no, se vogliamo. E la mostra, come dicevamo nel video, lì eravamo a giugno del 2016, eravamo ad Istad in Svezia, che è praticamente la città dove adesso era esploso il gasdotto del Nord Stream, praticamente in questi giorni, quindi. E poi è stata ospitata a Valladolid, al Museo della Scienza, e a Lubiana in Slovenia, a Roma e a Brandeburgo in Germania. Ma l'altro patrimonio immateriale che è stato ricostruito con questo progetto è la creazione che abbiamo affidato un po' ai musicisti. Accanto alla mostra viaggiavano anche degli eventi. Gli eventi erano performance che step by step, diciamo passo dopo passo, sono migliorate nel tempo. E in questo progetto sono stati infatti coinvolti anche musicisti che avevano creato due gruppi di lavoro. Si chiamavano uno il workshop di Dioniso ed era dedicato più agli strumenti, agli aerofoni, diciamo, no? Quindi, mentre l'altro era il gruppo dei brass, cioè degli strumenti in ottone, in metallo, in bronzo. E su questo vorrei mandare un attimo un altro paio di video per far esaminare a voi tutti un po' diciamo quello che è stato il lavoro di ricostruzione di questi antichi strumenti musicali. Credo che ci sia qualche piccolo problema sul video, mi dispiace, vediamo se... Ok. Little knobs are to turn the rings to open the holes.
the little plates under the rings are much simpler. I mean, the butterflies are much simpler, whereas on the Poetovio? Yeah, on the Poetovio they are much more complex. They've got this sort of lotus flower on top. Yeah. Basically now just tidying this up a little bit, put a bit more of the shape on it. Obviously this is still fairly crude in terms of finish. We're choosing it to make it in, choosing to make it in two pieces. This is simply a turn piece. We've got a little hole in there that it fits in. And the next process is just wiring this together so that we can then braise it. Bene, questi erano due brevi video che riguardavano, diciamo, la ricostruzione di strumenti in brass, no? In bronzo. Per ricostruire questi strumenti è stato molto importante l'opera dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo in Italia e del Laboratorio di Restauro e Conservazione dei Beni Culturali, perché hanno fatto molti viaggi per fare analisi sulla composizione della lega dei materiali. Prima nel video della mostra avete visto a un certo punto che mettevano degli strumenti dentro una tomografia, no? Facevano la TAC praticamente a degli strumenti musicali proprio per riprodurli con la massima perfezione possibile. Riprendo un attimo, se ci riesco, il PowerPoint per arrivare, non per parlarvi di, singolarmente di strumento per strumento, ma per capire un po', discutere magari con voi, diciamo a cosa è servito un po' questo progetto, che potenzialità ha avuto nei suoi 5 anni di vita, perché EMAP è terminato nel 2018, quindi prima del Covid, no? Per fortuna abbiamo finito in tempo. Però verso la fine del progetto abbiamo fatto dei passi avanti che non avevamo previsto inizialmente, proprio dal punto di vista dell'educazione. Perché dico questo? Perché è partito come un grande progetto per riuscire a recuperare cultura materiale e cultura immateriale della nostra antichità europea. E avete visto nel video, parlavano di connessioni che non erano state minimamente sospettate fra culture diverse. Ad esempio, questi strumenti qua, le tibie, o gli aulos, i cosiddetti doppi flauti, che sono tipici dell'ambito mediterraneo, hanno delle forti connessioni, per esempio, con le cornamuse scozzesi, per il loro modo di essere suonati, no? Quindi, o questo che è considerato il primo aulos della storia, è l'aulos di Ur, in Mesopotamia, il cui originale è custodito al Louvre, a Parigi, e che noi abbiamo riprodotto in fedele copia dopo averlo analizzato sul posto. Ma la cosa importante è stata che alla fine del progetto, voglio mostrarvi questi perché giochiamo in casa, queste sono le cosiddette trombe di Numanzia, quindi delle tipiche della cultura celtiberica, ricostruite proprio col lavoro di Raquel Jiménez. E avete visto nel primo video anche i carnices per i latini, questi strumenti un po' mostruosi con teste di cinghiale o teste di serpente a volte, che sono stati, questo in particolare è quello che è stato ritrovato a Tintignac in Alvernia in Francia e che è stato ricostruito grazie al progetto EMAP da un artigiano che ha un grande sapere sulla lavorazione e la fusione del bronzo, che è quel signore anziano che avete visto prima, Jean Boissery, che è lo stesso che fa le coppe del Tour de France per i ciclisti, no? Tanto per rendere un po' l'idea del valore anche commerciale, se vogliamo. E quindi
Qui abbiamo altre foto, ma verso la fine del progetto abbiamo creato due scuole, una per gli adulti, una per i più piccoli. L'abbiamo chiamata Euterpe, Euterpe Junior per i bambini e Euterpe semplicemente per professionisti musicisti, dove ogni anno a Tarquinia organizziamo dei corsi riguardanti o gli strumenti a fiato, quindi essenzialmente gli aulos, o gli strumenti a corda, le lire, le chitarre, beneficiando dell'approccio di ulteriori musicisti che poi abbiamo conosciuto nel corso del progetto. Perché poi viaggiando abbiamo fatto anche tanti incontri inaspettati, proprio indagando da un punto di vista quasi etnografico sul posto, no? Quindi andando a cercare chi poteva avere ancora l'eredità, no? Di quel sapere, magari un po', diciamo, come dire, rivisitata, no? In una chiave di maggior popolarità, però effettivamente sono venuti fuori dei risultati direi entusiasmanti. Vorrei arrivare, diciamo, qui alcune immagini, ecco, della mostra in Svezia, avete già visto il video, ne abbiamo anche di Valladolid, se riesco un attimo a trovarle, ecco. Questa, per esempio, era una delle, come dire, degli usi digitali che avevamo fatto in mostra. Le ricostruzioni 3D del partner di Cipro, che poi erano state riversate su un computer e quindi su un touchscreen. All'epoca il Covid, non potevamo sospettare che sarebbe arrivato il Covid e quindi il tocco degli schermi non era un problema. Però la stessa cosa poteva essere fatta tramite altri strumenti, come ad esempio casco, per dire, no? Quindi... E questo per esempio era un tipo di utilizzo che soprattutto alle scuole era molto utile, perché potevano giocarci un po' come era meglio. E qua, se riusciamo, si è bloccato un attimo, un tentativo primordiale di gamification fatto dall'Università di Huddersfield tramite l'uso, diciamo, le ricostruzioni di paesaggi sonori. E... bene, non riesco ad andare avanti. Diciamo, oggi questo progetto ha lasciato una grande eredità di conoscenze, una grande eredità di conoscenze che noi vorremmo portare avanti in qualche modo, e per questo stiamo preparando un nuovo progetto europeo che avrà però nell'educazione un focus ancor più attento, ancor più importante di quanto non lo sia stato per EMAP. E, in questo nuovo progetto vorremmo, diciamo, utilizzare anche delle tecnologie più aggiornate per quanto riguarda la promozione del patrimonio culturale da un punto di vista digitale, pensando a target diversi e non pensando solamente all'educazione per i bambini, ma ricordiamoci anche dell'educazione per gli adulti, che non è un fatto secondario, per quello che penso io perlomeno, non tanto per l'argomento, diciamo il passato in qualche modo dell'archeomusicologia, che è dato dall'archeomusicologia, ma per quanto riguarda diciamo quello che è stato generato da EMAP e quindi la capacità che oggi hanno i musicisti che hanno partecipato a EMAP di partecipare a spettacoli, di usare questi strumenti ultimamente anche in combinazione con strumenti moderni. Diciamo, abbiamo sviluppato anche, diciamo, delle forme di performance dove c'è un approccio un po' come dire mixato, no? In qualche modo tra strumento antico e contemporaneo. Come dicevo prima, è molto interessante anche arrivare alle trasformazioni che poi questo patrimonio ha avuto nel tempo. Prima ho parlato del rapporto fra gli aulos e le cornamuse o le launeddas sarde, ma per assurdo anche nel Caucaso c'è uno strumento molto, molto simile. Chi è cultore della materia forse conosce il duduk, che è uno strumento a fiato, a doppia canna, che è molto, diciamo, vicino in qualche modo agli aulos. Nel tempo queste culture si sono trasformate, sono cambiate, no? Si sono adeguate a diverse capacità artigianali, a diversi usi, a diversi rituali, però in qualche modo sono
arrivate, diciamo, sono arrivate, si sono trasformate da un punto di vista organologico e etnografico, se vogliamo, però sono arrivate un po' alla contemporaneità. Diciamo che adesso la scommessa è quella di diffonderlo di più da un punto di vista educativo, e il progetto che vorremmo andare a presentare di nuovo all'Agenzia Europea, all'EACEA, la cui prima parola sta per Education, proprio perché è Education, Culture and Audiovisual Executive Agency, è proprio quello di portare queste conoscenze da un lato nel mondo delle scuole, da un lato nel target delle famiglie, dall'altro nell'ambito dei conservatori. Nel nuovo progetto abbiamo coinvolto alcuni partner del passato e altri sono nuovi. Dei partner del passato sono rimasti gli svedesi, i ciprioti per le nuove tecnologie, e è rimasta l'Università di Valladolid, anche se con un nuovo dipartimento. E abbiamo un altro partner spagnolo, che è il Conservatorio dei Paesi Baschi Musiquene di San Sebastian, dove tra l'altro lavora un docente italiano, Stefano Scarani, che è un professore di elettroacustica che si divide fra l'Università di Valencia e il Conservatorio di San Sebastian. E abbiamo due partner greci, siamo tornati sul mondo classico, che sono l'Orchestra Nazionale di Atene e il Conservatorio di Kalamata nel sud della Grecia. In Italia un contributo importante potrà darlo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, che è un partner scientifico, che sviluppa anch'esso, diciamo, produzioni multimediali o digitali, non solamente per il pubblico dei bambini o degli adulti, ma anche per un'inclusione sociale maggiore, per il pubblico dei non vedenti. Pensate all'uso di questi strumenti, ad esempio, proprio per i non vedenti, no? Un'inclusione sociale forte che può essere data dal fatto che possono essere toccati, e alle attività educative che possono essere fatte tramite chiaramente professionalità del settore, per poter far conoscere anche a questa tipologia di pubblico questo antico patrimonio.